We'll be right back.
livelli altissimi. Esatto. Eccoci. Ma quindi tu chi sei? Allora, io sono proprio lui, Pier Giorgio Elia. Mm-hmm. Questo era Pigeons Blues, perché il mio nome vero in realtà mi ci chiama solo Jack, ho scoperto, mia mamma, perché per il resto è Pigi, Pigio, PJ. È brutto Pier Giorgio. Poi faccio Elia di cognome, è un casino. Okay. Sta rientrando qua. Grazie. E questo era Pigeons Blues, che è contenuto in Prince of Persia, il mio primo album, registrato ormai un sacco di anni fa. Anche tu l'hai suonato, questo blues. Sì, mi saresti. È bravo. Okay, sì. E vi ripresento i musicisti: Pasquale Guarro alla batteria, Giacomo Jack Marzi al contrabbasso, Mirko Puglisi al pianoforte. Io li scelgo giovani belli. Quindi e io mi occupo dell'estetica, perché la maglietta l'ho scelta io, così mi prendo tutte le responsabilità. È la maglietta, okay, del Cobra Kai. Qua c'è troppa gente un po' giovane, forse non sa neanche cos'è, ma fa niente. Diciamolo che cos'è, dai, a questo punto. Madonna, è difficile questa cosa. Hai voluto. Hai ragione. È una serie adesso, ma deriva da Karate Kid, dal film, ovviamente. E quindi oggi è il Cobra Kai Quartet. Ok. Okay. Secondo brano è Prince of Persia, che vi lascio lì il motivo per il quale c'è questo titolo. Perché tutti potrebbero. Sei spaccato a merda a giocare con i videogames tutta la subito, vita. Mi hai sgamato subito. Vabbè, basta, stacco il tempo e suono. Il film faceva cagare. A voi. Sì. Thank you.
Grazie. Questi li potete appunto trovare nel disco Prince of Persia. La ragione è già stata svelata, insomma. C'erano i videogames, ci sono ancora, però quelli erano veramente anche malati. I prossimi brani invece, i prossimi due, saranno contenuti, anzi, volevano essere contenuti in un disco, poi quando ho deciso di farlo, in realtà, forse ho portato sfiga, in realtà, la pandemia. Volevo fare un disco, un altro. No, di jazz poi, ma perché? Vabbè. Prossimo brano è Is This Blues. Thank you.
C'è della malattia, ma mi assumo anche quale mia responsabilità. Vero? Evidente, mi sembra il minimo. Sì, infatti, sì, guarda Fede com'è provato. Cosa c'è? È provato dalla malattia, ma lui in realtà... Dai, non è così brutto, è Fede. Dai volumi. Questi bagagli qua sono... Sì. Ma sono molto caldo in questo angolo di muro. Immaginavo. No, ma sono gli spots. Prossimo brano, una anche. Una ballad che... Come la chiamiamo, Pass? Breaking Pass. La dedico a te, dai. Thank you.
Eccoci, bravo. Chiedono già il bis, manco avete finito. Come hai fatto a indovinare? Che... Ah, t'ho pagato, scusa, Danusso, hai ragione. Un applauso a Danusso. Inquadriamo Danusso. Bravo Fabietto. Danusso. Vi ripresento i musicisti. Pasquale Guaro alla batteria. Giacomo Jack Marzi, contrabbasso. Mirko Puglisi, pianoforte. Io sono Pier Giorgio Elia, il prossimo brano chiude e apre la jam. Yes. Ed è contenuto invece nel primo album, quello che poi ho fatto, è prossimo, non lo so. Come si chiama il brano? Tribute. Tribute. No, questo non l'hai suonato. Quello di prima si chiamava Breaking Point, Pasquale Guarro, è dedicato a lui. No, non è vero. Però... tu sai che se mi dai là sulle cazzate siamo niente, finiti. Hai fatto tutto tu, è stato bellissimo. No, no, ma ecco. È diventato Breaking Pass. Siamo in periodo di pass. Mamma mia, questa è da Blanco. Dov'è Blanco? Faceva è andato? Anche ridere questa battuta. E quelle di Blanco no. Così. Dissing.
Pasquale Guarro alla batteria, Jack Giacomo Marzi al contrabbasso, Mirko Puglisi pianoforte, Pier Giorgio Elia. Grazie mille a tutti voi, grazie John, grazie Fede, grazie alla corte che continua a grazie fare ragazzi. Musica.